uno spettacolo, questo da te voluto fortemente, e tra l'altro ti vede in compagnia con altre donne, quindi uno spettacolo al femminile. Assolutamente, uno spettacolo scritto da me che vuole raccontare e provare a raccontare a me stessa e agli altri questa nuova contemporaneità delle donne, nel senso questa capacità, come dire, di provare ad eccellere in tutto, nella carriera, nella vita sentimentale, nel rapporto con se stessi, nell'essere centrati, insomma questa necessità di vincere sempre è diventata stressante, asfissiante per le donne, e probabilmente vogliamo ironizzarci sopra e cantare tra donne con tre voci meravigliose, Barbara Bonaiuto, Helen Tezfagis, Italia Vogna, cantare quelle canzoni che ci hanno reso femminili e che ci hanno avvicinato alla femminilità e alla bellezza. Una bellezza che adesso è molto stereotipata, è molto imposta e che non tiene conto dei tempi lenti e forse anche dei movimenti, no, della vita delle donne. Insomma, è un periodo dove sembriamo tutte un po' Barbie, dobbiamo diventare Barbie perché sembra che il mondo ci voglia così. Invece la sera della tazzina blu con Veronica Mazza ci prendiamo una pausa e giochiamo con grande autoironia su tutti i nostri limiti, sulle nostre grandi possibilità, ma forse anche sui nostri fallimenti. Senti, facciamo un invito a venirvi a vedere? Sicuramente, io lo dico soprattutto alle donne, venite a vedervi e venite ad ascoltare un po' il nostro racconto da un artista che con grande rispetto e grande umiltà si avvicina al meraviglioso mondo delle donne e quindi prova a raccontarlo. E poi lo dico agli uomini, a questi uomini che cercano sempre di capirci, molti non riescono davvero a farlo, e quindi forse entrare con noi in questa stanza segreta dove non è tutto perfetto magari vi aiuta a capire quante potenzialità abbiamo, ma anche quanti limiti la natura, insomma, un po' ci ha imposto.